approvato su proposta della Lega il finanziamento per mettere le telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di per proteggere i bimbi, i disabili e gli anziani. È una roba approvata all'unanimità. A Napoli no, perché è l'ennesimo esempio della repressione della Lega. Vuole essere una protesta pacifica questa, senza troppi insulti. E per quale motivo oggi non lo vorreste qua? Non vi ritenete suoi figli, come lui ha scritto sui social? Non ci riteniamo i suoi figli. Voleva essere una delle scritte dello striscione, ma alla fine volevamo fare qualcosa di semplice. Ma gli chiederei come dorme la notte, se dorme bene, se ha mai letto cosa effettivamente succede in mare o in Libia e cosa può fare, non so, cosa pensa di lui. Dorme tranquillo, è un padre vero, visto che vuole essere padre di tutti. Mi hanno chiesto tutti quanti i documenti? No, a tre persone, non eravamo neanche arrivati che ci hanno fermato più avanti in piazza e ci hanno chiesto i documenti. No, non avevamo nulla, non avevamo né striscioni né nulla, non avevamo tirato fuori nulla. Sulla sfiducia. Sulla sfiducia. Saranno per i capelli lunghi. Saranno per non hanno rimosso niente. No, avevamo solamente un canotto, ci hanno tolto un canotto. Canotto ve l'hanno tolto? A cavolo. Via, ce l'hanno lasciato più avanti. Perché l'hanno portato via? Perché hanno paura dei canotti. Il canotto davvero? Sì, canotto gonfiabile. La repressione, cioè uno vuole difendere dei bimbi di 3 anni presi a schiaffoni o dei disabili di 90 anni presi a ceffoni.